Questo programma è offerto da Ficarazzi, un uomo muore carbonizzato. Palermo, incendio e panico in una scuola di samba. Sport, Palermo 0-0 a Cesena. Spettacolo, Bagheria, ricordiamo Mimmo Pintacuda. Ficarazzi. Un uomo muore carbonizzato. Dramma ieri nel Palermitano. Giuseppe Napoli, 55enne di Ficarazzi, ha perso la vita nell'incendio divampatosi nel suo magazzino. L'uomo, che da tempo soffriva di un forte stato depressivo causato dalla crisi economica e dalla fine del suo matrimonio, viveva nel garage insieme ai rottami raccolti che in giro poi rivendeva per cercare di sbarcare il lunario. Napoli aveva anche ricevuto una denuncia per stalking da parte della moglie. Le indagini dei carabinieri non trascurano nessuna pista, ma escludono il dolo. La più probabile sarebbe proprio essere il suicidio. Persone vicine all'uomo hanno infatti dichiarato che la vittima potrebbe anche aver deciso di togliersi la vita. Ficarazzi, restituiti i beni al pentito Loverso. La famiglia del pentito Stefano Loverso, ritenuto fedelissimo di Bernardo Provenzano, grazie alla decisione della quinta sezione della Corte d'Appello di Palermo, rientra in possesso dei propri beni, soprattutto terreni e appartamenti, che erano stati acquisiti in maniera lecita. Il decreto ha inoltre revocato le misure di sorveglianza speciale sempre per Loverso, assistito dagli avvocati Monica Genovese, Giusy Loredana Russo e Santi Magazzù. I beni che tornano alla sua disponibilità sono 5 terreni, 2 immobili e 4 appartamenti a Ficarazzi, insieme ad un altro terreno in Contrada Cordova e un altro in Contrada Baida, un edificio di 2 piani in Contrada Pezzotto. Al figlio sono stati restituiti 2 terreni in Contrada Baida e un appartamento. Bagheria, fiume Eleutero inquinato, interrogazioni da parte del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha indirizzato un'interrogazione al governo regionale, ai 2 assessori al territorio, ambiente e salute, sull'inquinamento del fiume Eleutero, che attraversa i comuni di Ficarazzi, Misilmeri, Bolognetta e Marineo. Secondo i grillini, vi sarebbe un nuovo versamento in mare della foce del fiume Eleutero. L'inquinamento del fiume pare sia dovuto al cattivo funzionamento dei depuratori di diversi comuni e ai prodotti chimici usati dagli agricoltori nei terreni limitrofi. Il deputato Salvo Siragusa, a nome del Movimento 5 Stelle, ha presentato tutta la documentazione che prova le cause dell'avvelenamento del fiume. È richiesto un intervento urgente attraverso iniziative di monitoraggio, valutazione ed intervento. Villa Abate, concorso letterario per la legalità. La sezione locale dell'Associazione Nazionale Carabinieri propone agli studenti di scuole elementari e medie un concorso letterario, così da divulgare tra i più giovani la cultura della legalità. Il progetto è inserito nell'ambito del programma comunale di educazione alla legalità. Gli studenti di quinta elementare e terza media potranno svolgere il tema I carabinieri a Villa Abate, gli uomini in divisa nell'immaginario del suo paese. I liceali, invece, la legalità come condizione irrinunciabile per la crescita civile. La stazione dei carabinieri come presidio a tutela della legge. Il bando è già stato presentato ai dirigenti delle scuole interessate. Gli elaborati verranno valutati da competenti autorità giuridiche. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria.
Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. Alleanza Assicurazioni seleziona diplomati e laureati interessati ad un percorso formativo e professionale da inserire nelle strutture di Villa Abate, Ficarazzi e Palermo. Invia il tuo curriculum a palermo3.job@alleanza.it. Alleanza, la società che dà valore al tuo futuro. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, incendio e panico in una scuola di Samba. È scoppiato alle 22.30 di sabato l'incendio che investigatori e vigili del fuoco attribuirebbero ad un cortocircuito che ha messo in allerta i presenti alla festa di compleanno che stava svolgendosi nella scuola di ballo brasiliano Fala Brasil. Solo qualche ferito lieve e 10 persone ricoverate per il fumo. Così, molti palermitani, dopo il crollo della vucceria, chiedono a gran voce di prevenire altri probabili futuri disagi. Palermo, 5 incidenti sulla neve di Piano Battaglia. Nella giornata di ieri si sono verificati 5 incidenti sulla poca neve nella pista dello Sparviero che, nonostante la calda giornata, era molto affollata. L'incidente più grave ha coinvolto una 19enne palermitana che ha riportato una grave contusione alla colonna vertebrale. La ragazza è stata travolta da due uomini mentre effettuavano la discesa a bordo di uno slittino. Meno gravi gli altri 4 feriti, due bambine di 10 anni che hanno riportato solo lievi contusioni, una donna di 25 ferita alla mano destra e un bambino di 10 che a causa di una caduta ha riportato una distorsione al polso sinistro. Palermo, prima molestata, poi derubata. Nei pressi del quartiere Pallavicino, una donna è stata avvicinata da un giovane in moto che, senza timore, si è accostato cercando un contatto fisico. Dapprima sembravano semplici avance, che però si sono trasformate in vere e proprie palpatine fisiche. Successivamente, il molestatore ha sottratto la borsa alla donna, contenente circa 300 euro. Non è ancora chiaro se il ladro fosse a conoscenza del contenuto della borsa. Sull'episodio sta indagando la polizia. Gela, picchia la moglie minacciandola con un coltello. Sandro Emanuele, 37 anni, pluripregiudicato di Gela, è stato arrestato dalla polizia per violenza in famiglia. Per l'uomo era già stato emesso un ordine di custodia cautelare da parte della magistratura gelese. Dai primi accertamenti pare che la moglie già da un anno subisse questi maltrattamenti da parte del marito, che la picchiava quotidianamente per sfogare la sua rabbia, danneggiando a volte i mobili di casa anche davanti ai loro figli. Durante una recente aggressione avvenuta per strada, l'uomo avrebbe minacciato la donna con un coltello. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Le indagini eseguite hanno confermato tutti gli avvenimenti riportati. Sicilia, nuovo segretario PD. Fausto Raciti è il nuovo segretario del PD. Ha vinto in 7 province su 9 sull'uscente Giuseppe Lupo. Raciti è forte a Catania e a Caltanissetta. Largo vantaggio pure ad Enna, Agrigento, Siracusa e Trapani. Lupo ha invece incassato ottimi risultati a Ragusa e nei 12 seggi di Palermo città, anche con Raciti al 59%. Risultato positivo di Antonella Monastra. La candidata dell'area Civati chiude al 5,5% con buone punte a Palermo e Ragusa. Giuseppe Berretta, sottosegretario alla giustizia, commenta: la vittoria di Fausto Raciti, al quale auguro buon lavoro, ci riempie di soddisfazione. Sono sicuro che con Fausto il Partito Democratico sarà forte ed autorevole.
Bassissima l'affluenza gazebo per le primarie del PD. Soprattutto a Palermo i primi dati in arrivo dei seggi mostrano un'affluenza al di sotto del 50% rispetto ai dati del 2009. L'assessore comunale di Palermo, Giusto Catania, ha criticato la scelta di far votare gli extracomunitari in un solo seggio, quello di Piazza Bellini. Mentre, secondo Alfredo Rizzo, presidente della Commissione regionale per il Congresso, c'è stata una scarsa comunicazione nelle scorse settimane per promuovere un evento così importante. Monreale, 16 febbraio, apertura campagna elettorale. Si è aperta ieri la campagna elettorale di Forza Italia per le europee del 25 maggio. La prima tappa è stata nel comune di Monreale, dove una buona parte del gruppo dirigente si è stretta intorno al candidato sindaco uscente Filippo Di Matteo. All'interno dell'aula dell'ex hotel Savoia, il sindaco ha presentato le motivazioni della sua candidatura. Di Matteo ha indicato nel risanamento del bilancio comunale il principale risultato conseguito dalla sua amministrazione, motivo di orgoglio per tutta la sua squadra che adesso si ripresenta al giudizio degli elettori. Presenti in aula gli assessori Mimmo Vittorino, Lia Giangreco, Salvo Scalici e Giuseppe La Fiora, assieme ai consiglieri comunali Remo Albano, Salvatore Grippi e Angelo Venturella e ai presidenti delle consulte di frazioni. Il consigliere comunale Grippi ha voluto ringraziare Di Matteo per il senso di responsabilità assuntosi nei confronti della città, facendo anche scelte impopolari. Anche l'assessore Giangreco ha confermato il suo appoggio nei confronti dell'attuale sindaco, che ha messo al centro del suo lavoro la persona. Nel corso dell'incontro è stata sottolineata l'importanza della presenza del coordinatore regionale Vincenzo Gibino, la persona in Sicilia più vicina a Berlusconi. Gibino ha sottolineato che in Forza Italia la politica si fa per passione. Prima vengono le idee, i progetti, e solo dopo si può avviare a un percorso. Presenti in aula per fare sentire il proprio sostegno il sindaco di Corleone Lea Savona, gli ex consiglieri provinciali Mauro Di Vita e Giuseppe Giannuso. Palermo, Oceano Mediterraneo, progetto per un acquario lanciato da Confindustria. Ieri mattina è stato presentato il progetto da Confindustria Palermo sulla possibile realizzazione di un acquario che prenderebbe il nome di Oceano Mediterraneo. Il luogo più adatto per l'inizio dei lavori è ancora incerto. Da tempo si pensava a una possibile costruzione dell'acquario nella zona del litorale tra Bandite e Acqua dei Corsari, ma in gara ci sono anche le zone della Cala o vicino Villa Egea. Il progetto prevede un sistema di 6 vasche con una capienza di 14 milioni, la cui costruzione sarebbe affidata ad Ettore Piras, l'architetto ideatore dell'acquario di Genova. L'ambizioso investimento si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro e la durata dei lavori non dovrebbe superare i 2 anni, altrimenti si rischia che l'acquario venga costruito altrove. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, 00 a Cesena. Un Palermo che lotta conquista sul sintetico del Manuzzi un punto importante utile per mantenere il primato.
La sfida tra le due migliori difese del campionato è stata sicuramente condizionata dagli eventi ed è stata resa ancor più complicata dal dubbio arbitraggio del signor Melchiori di Ferrara, che si è reso protagonista del match penalizzando il rosanero con ben 3 espulsioni, Iachini compreso. Buona la partenza dei padroni di casa con il tiro di volta al quinto fermato da Sorrentino, che respinge in calcio d'angolo. Al 22esimo l'infortunio di Morganella costringe Iachini al primo cambio. Il difensore svizzero è costretto infatti ad abbandonare il campo in barella per il duro colpo allo zigomo costatogli 4 punti di sutura. Al minuto 34 l'ingenuità di Lazar si rivela l'episodio cardine della partita. La perdita dell'esterno marocchino per doppia munizione costringe il rosanero in 10. Durante la ripresa, il Palermo si dimostra capace nel gestire l'inferiorità numerica, portando sul campo la giusta grinta. L'espulsione di Maresca sul finale e l'allontanamento del tecnico Iachini pochi minuti prima della conclusione del match rivelano nuovamente l'eccesso di zelo del direttore di gara. Sul finale si rivede anche Capitan Barreto, rientrato in campo dopo il lungo infortunio. Viareggio Cup. I baby rosa fuori ai rigori. Finisce il sogno di rosanero battuti ai rigori nella semifinale contro l'Anderlecht. Rammarico per la squadra di Bosi, che avrebbe meritato il passaggio del turno. Il vantaggio iniziale è fermato però dalla squadra belga con il tiro di Den Doker al 28esimo. Il pareggio arriva al 78esimo con Malele dal dischetto. Alla fine dei tempi regolamentari, i rigori hanno concesso però la vittoria ai belgi. Fatale l'errore di Malele, che spedisce la palla ben oltre la traversa. A mettersi in luce durante il torneo di Viareggio è stato il giovane Davide Monteleone. Il difensore, cresciuto nella Pro Calcio Ficarazzi, si è rivelato la punta di diamante della difesa rosanero, ma non solo. Monteleone si è dimostrato capace anche in fase offensiva, fornendo un ottimo assist a Malele, che però non è riuscito a concludere in porta. Grandi applausi comunque per la primavera rosanero, che conquista un posto nella storia del torneo. Bagheria. Ricordiamo Mimmo Pintacuda. Per ricordare il fotografo bagherese Mimmo Pintacuda, scomparso circa 2 mesi fa, venerdì 21 febbraio alle 20.45 presso il Supercinema di Bagheria si terrà la proiezione del film documentario Mimmo Pintacuda, la mia fotografia, regia di Paolo Pintacuda. L'evento è stato organizzato dalla famiglia e dagli amici con il patrocinio del comune di Bagheria. Interverranno il regista e premio Oscar Giuseppe Tornatore, il sindaco di Bagheria Vincenzo Lomeo, l'assessore alla cultura Dora Favatella Locascio, gli amici di Mimmo Aiello, professore esperto di cinema, Biagio Sciortino, già sindaco di Bagheria, ed il figlio Paolo Pintacuda. L'ingresso è libero. Questo programma è stato offerto da a tutti voi amici di ilmeteo.it. Previsioni per lunedì 17 febbraio 2014. Il tempo migliora al nord con ultime piogge, va meglio anche in Toscana e Lazio, mentre continua il bel tempo al sud. Ecco il dettaglio grafico: al nord al mattino ancora piogge su Lombardia, Veneto e Friuli, in questo caso saranno fenomeni anche molto forti, attenzione, ma tende a migliorare col ritorno del sole entro il pomeriggio. Bel tempo invece vedete sul resto delle regioni. Al centro nubi irregolari, ancora qualche pioggia su Toscana al mattino, ma migliora velocemente con ampie schiarite, bel tempo altrove salvo innocui addensamenti lungo gli Appennini. Nelle regioni meridionali continua il dominio assoluto del sole e su tutti i settori salvo nubi innocue sul Salento, e la neve
inizialmente copiosa e molto abbondante al nord-est, cadrà sopra i 900-1000 metri, sarà assente invece sul resto dei rilievi, ecco che ce lo segnala la nostra grafica. Venti in prevalenza dei quadranti occidentali, andiamo a vedere anche le temperature previste per questa giornata, minime pressoché stazionarie, vedete su tutte le regioni, comprese tra i 5 e i 12 gradi su tutta la nostra penisola. Durante il giorno sarà più mite al nord con 12-15 gradi fino a 20 gradi al centro e addirittura pensate 22-24 gradi nelle regioni meridionali. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui per il momento. Hai già scaricato la nostra applicazione per cellulari che utilizzano Android? Sì? E hai già scaricato pure i fantastici sfondi meteo associati? Non sai che cosa ti perdi, infatti fallo perché sono spettacolari. A domani.